Vedete ora inquadrato il campione in carica, si tratta di Loris Stecca, 22enne, di Sant'Arcangelo di Romagna, giunto qui all'Aquila con il corredo di un chiassoso gruppo di suoi sostenitori. Ora l'inquadratura è per Pasquale Mazza, che si è molto ben disimpegnato in questi due primi round. È ora la terza ripresa. Vedete che Stecca colpisce indifferentemente con le due braccia, naturalmente è impostato in guardia normale, ma anche il suo sinistro dà l'impressione di essere altrettanto forte del destro. Affonda ora Stecca e Mazza dà l'impressione di voler quasi tirare il fiato, si tiene a distanza, attende forse l'iniziativa dell'avversario per poi rientrare. Ancora una fase favorevole a Stecca. Sembra avere leggermente perso un po' della brillantezza iniziale Mazza, anche se naturalmente l'impressione può essere suscitata dal particolare momento. Continua a sanguinare Pasquale Mazza, ma non mi sembra una ferita pericolosa. Vedete che negli scambi di tanto in tanto anche il brindisino riesce a portare qualche colpo. Ora Stecca è riuscito a mettere a segno un paio di colpi che Mazza ha sentito, tant'è vero che avete visto si è slanciato in una istintiva azione di recupero. Ancora Stecca è meno mobile che nelle primissime riprese Pasquale Mazza, e pertanto per Stecca diventa più agevole inquadrare il bersaglio. Ora l'arbitro, che vi ripeto è il signor Lucia di Monza, richiama Mazza. Ancora un colpo isolato ma efficace di Stecca. Si conclude il terzo round, che è praticamente il primo nel quale Loris Stecca è riuscito a evidenziare una superiorità piuttosto netta. Nelle prime due riprese Pasquale Mazza, con la sua mobilità, con l'astuta difesa e con azioni di rimessa molto ben impostate sulla scelta di tempo, era riuscito a tenere testa con autorevolezza a Loris Stecca. Nel corso del terzo round invece il campione in carica è riuscito a piazzare alcuni colpi che hanno un po' frenato la velocità e la mobilità dell'avversario, e pertanto ha portato i primi punti a proprio vantaggio. Ecco un primo piano di Loris Stecca. È la quarta ripresa.